sia scritto e sia riportato non ci fa piacere, ci fanno molto male le parole che abbiamo letto di Juncker, perché la mancanza di rispetto nei confronti di questo governo significa che quello che viene fatto in Europa non è a difesa del nostro paese, ma è solo a favore di telecamere, senza alcuna possibilità reale di essere poi tradotto in fatti. E i risultati li vediamo: l'Italia che precipita nella produzione industriale, non vengono fatte neppure le difese necessarie per i nostri prodotti della filiera agricola, e abbiamo visto cosa avete votato PD in Europa con quelle 35.000 tonnellate di olio dalla Tunisia che arriveranno in Italia e sommergeranno i nostri produttori mettendoli un'altra volta in ginocchio. Mi avvio a concludere, Presidente. Ne esce l'immagine di un governo a tratti foschi, indefiniti, di un governo, e lo ripeto, che si nasconde perché non sa come giustificare intrecci opachi e melmosi, intrecci che si basano su società segrete e su rapporti familiari, dove la finanza predomina rispetto all'interesse dei cittadini. Presidente, su questo giornale è scritto: se esce la verità su Boschi salta per aria il governo. Voi questa verità la terrete ancora oggi velata, come avete fatto ieri con l'estate in Campidoglio, con i voti di Verdini, che sono quelli che garantiranno a questo governo, nonostante l'opposizione, pseudo-opposizione di qualcuno all'interno del PD, manterranno il governo al potere, perché ormai voi non contate più nulla, come anche quelli del nuovo centrodestra.